Lezioni teoriche in sede dal numero limitato con registro di presenze, strumenti di protezione per allievo ed istruttore, sanificazione degli ambienti e lezioni di guida individuali, ma novità sostanziali anche rispetto agli esami di teoria e pratica presso le sedi delle motorizzazioni. I rappresentanti dell'UNASCA, la principale associazione di categoria, hanno incontrato il presidente della Commissione Trasporti Campania Cascone proprio per discutere dei nuovi protocolli che disciplinano l'attività del settore. Circa 1700 le scuole guida in Campania, 126 in provincia di Salerno, in un comparto che a livello nazionale garantisce lavoro a circa 33.000 persone. Cominciamo con le lezioni di teoria con il distanziamento sociale. Aumenteremo il numero delle lezioni rispetto a prima, che ne facevamo due al giorno, tre al giorno. Adesso ne faremo a raffica ogni ora una, per dare la possibilità di far venire quanti più ragazzi possibile e tenere tutto sotto controllo. Abbiamo un protocollo di sicurezza siglato con le sigle sindacali e ieri in Regione Campania la cosa importante che noi avevamo un timore era sulle lezioni di guida che saranno svolte all'interno della macchina singolarmente tra l'istruttore e l'allievo, naturalmente con mascherine e guanti, e a ogni fine lezione noi avremo la pulizia del veicolo e a fine giornata avremo un'igienizzazione fatta per bene dell'auto. Dopodiché attendiamo. Cambia anche il modo però di effettuazione dell'esame alla motorizzazione. Sì, in motorizzazione diminuiranno gli allievi, anche se stiamo attendendo domani la chiusura del protocollo per capire quanti esami giornalieri si faranno, se gli esami si faranno solo in motorizzazione oppure attiveranno anche le autoscuole con le aule, un po' come si faceva un tempo, e fare gli esami a quiz in sede. È un protocollo adesso che va gestito tra i sindacati e la motorizzazione e già si è al lavoro su questo ambito. L'importante è ripartire con gli esami, perché su base regionale abbiamo circa 40.000 utenti attualmente fermi dal 9 marzo che non conseguono la patente. Per quanto riguarda la motorizzazione, le linee guida prevedono un esame un po' diverso rispetto al passato, a tutela ovviamente dell'esaminatore, a tutela anche dell'allievo stesso, no? Certo, noi avremo un esame di guida che viene un po' stravolto, nel senso che ci sarà una prima fase dove l'allievo dovrà fare le manovre e molto probabilmente, a differenza di prima, l'allievo le manovre le dovrà fare da solo, quindi senza né l'istruttore né l'esaminatore in auto, quindi in una zona chiusa.